Antonio Ascensori, professionisti dell'elevazione senza limiti. www.dantonioascensori.it Sarà Servalli bis a Cava dei Tirreni. Il primo cittadino uscente infatti si è confermato alla guida della città metelliana anche per i prossimi 5 anni, superando il 50% delle preferenze degli elettori cavesi. A far scalpore è il risultato deludente del centrodestra e del suo candidato a sindaco Marcello Murolo, superato nelle preferenze dall'ex guardiano del convento di San Francesco e Sant'Antonio Luigi Petrone. I dati relativi alle prime sezioni scrutinate, giunti nel mattino di ieri, davano già Servalli abbondantemente al di sopra del 50% dei voti. La percentuale poi è leggermente calata, attestandosi intorno al 52% delle preferenze. L'aritmetica certezza della vittoria è arrivata poco dopo le 18, dando il via ai festeggiamenti nel comitato elettorale di Vincenzo Servalli, che ha successivamente raggiunto il palazzo di città accompagnato dai suoi sostenitori. Una bella soddisfazione. Il desiderio di ricominciare subito a lavorare. Dobbiamo far ripartire le scuole, i ragazzi devono tornare a scuola e quindi la prima preoccupazione che abbiamo da affrontare subito è questa. Secondo luogo, un appello a tutti i competitori, a tutti i cavesi. Il difficile momento che stiamo attraversando, le settimane difficili che saranno davanti a noi ci chiedono unità. Tutti i cavesi insieme. E dobbiamo combattere per superare questo momento difficile e quindi adesso via le divisioni e forza Cava. La principale sorpresa uscita dalle urne sono stati i consensi riscossi da Luigi Petrone, che dopo l'esperienza francescana ha deciso di scendere in politica partecipando alla corsa per il palazzo di città alla guida della lista civica La Fratellanza. Petrone, che ha sfiorato il 20% delle preferenze, si è piazzato al secondo posto. Devo dire la verità, il 20% con 23 persone credo che è un buon risultato. Ti presento una sola lista, organizzata la campagna elettorale il 1 settembre, quindi possiamo dire 18 giorni di campagna elettorale, prima non c'era proprio in programma, mentre non si fa tutta la parte burocratica, tutto quello che c'era da fare, quindi possiamo dire, togliendo le domeniche e le altre cose, 15 giorni di campagna elettorale, avere il 20% è una soddisfazione. Secondo, significa anche stare vicino, continuare a stare vicino alla città, è un obbligo. Certamente stare a Palazzo di Città significa anche poter aiutare e poter anche controllare. Un consigliere, due consiglieri possono anche accedere con facilità agli atti, controllare se la città va per la strada migliore, se qualche cosa non va, se qualche cosa possiamo aggiungere. È un fatto molto bello. Grande delusione invece per il centrodestra. Il risultato di Marcello Murolo, candidato sindaco dell'intera coalizione, è stato infatti ben al di sotto delle attese. È evidente che il messaggio che ho cercato di trasmettere ai cavesi non è passato, ha affermato Murolo. Rispetto il voto dei miei concittadini e mi auguro che abbiano saputo vedere meglio di me. Chiudo questa fase elettorale senza rimpianti. Ho lottato con determinazione per la mia città. Ho conosciuto l'entusiasmo di tantissime persone che mi hanno dimostrato la loro stima e il loro affetto. Sono stato affiancato da candidati che ci hanno messo il tempo, l'anima e la passione. Continueremo, ha concluso Murolo, un'opposizione dura e determinata, sempre per il bene della città. Risultati deludenti per Enrico Bastola e Umberto Ferrigno. Nessun seggio in consiglio comunale, anche per Potere al Popolo del candidato sindaco Davide Trezza e per il Movimento 5 Stelle del candidato sindaco Giuseppe Benevento.